Buonasera, benvenuti a 8:30, buonasera, bentornata Lina Palmerini, notista politica del Sole 24 Ore. Buonasera Giada Zang, amministratrice delegata di Mulan Group. Buonasera Beppe Severnini, editorialista del Corriere della Sera. Buonasera Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano. Buonasera. Allora, alla fine i sindacati sui licenziamenti scendono in piazza contro Draghi, che si dice però pronto ad un altro confronto. Allora ci chiediamo se anche questa volta funzionerà il metodo Draghi. Subito dopo la pubblicità. Beppe Severnini, allora alla fine i sindacati sui licenziamenti scendono in piazza contro Draghi, che comunque si dice pronto a un nuovo confronto. È possibile ancora la mediazione per un uomo come Draghi, che si sta rivelando essere un grandissimo mediatore anche con i partiti politici italiani? E che cosa vogliono alla fine i sindacati? Beh, io mi auguro che una mediazione certo sia ancora possibile, ci mancherebbe altro. Lo scopo è proteggere i lavoratori in un periodo complicatissimo, lo so. Io suggerirei, non sono un sindacalista, di non trasformare il blocco dei licenziamenti in un totem. Lo scopo è proteggere i lavoratori, se si può fare in un modo diverso. Il blocco dei licenziamenti, giusto, è utilissimo, è durato a lungo. Questa cosa è importante da sottolineare, e credo che è quello che Draghi sta provando a dire, evidentemente non con completo successo. Cioè, non esiste, solo in Unione Sovietica c'era un sistema in cui le aziende avevano un certo numero di dipendenti, indipendentemente dall'economia, indipendentemente da tutto, quello rimaneva. Non funziona così. Però ripeto, guai, dobbiamo proteggere i lavoratori. Ricordo anche ai sindacati, ma lo sanno, che i lavoratori dipendenti in questi ultimi 15 drammatici mesi sono stati fra tutti i più protetti, e io sono fra i dipendenti, quindi lo so bene anch'io. Ci sono state categorie, le abbiamo parlato tante volte, i convegni, lo spettacolo, il teatro, la ristorazione, che hanno, è stato veramente drammatico per loro, che non vuol dire che adesso bisogna mollarli, però non bisogna neanche diventare ossessivi. Un'ultima cosa, mi ha colpito quando Landini, che trovo un uomo intelligente, mi sta pure simpatico, parlando di Alitalia, diceva 11.000 persone, si parla di grandi riduzioni, no, vogliamo mantenere tutti i posti di lavoro. E allora, con tutto l'affetto per l'Italia, la nostra compagnia di bandiera, ma non è possibile che tutte le aziende del mondo, anche le compagnie aeree, devono cambiare, sostituire, e all'Italia il punto di partenza è che non si può rinunciare a un posto di lavoro, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Ripeto, mi dispiace, mi sembra che in qualche modo Landini reciti una cosa, reciti, faccia il ruolo che ci si aspetta da un sindacalista, però adesso bisogna essere tutti più coraggiosi e anche più fantasiosi. I posti di lavoro si difendono, sembra incredibile, ma anche con l'originalità e la fantasia. I meccanismi degli anni scorsi non funzionano più. Ecco, forse si chiude anche per il sindacato un'era, Lina Palmerini, Draghi ha detto che lui non ha le stesse idee del sindacato, e che tra le poche cose che può decidere un presidente del Consiglio ci sono gli ordini del giorno delle riunioni. Che cosa voleva dire, cosa vuole dire in sostanza il presidente del Consiglio? Beh, che oggi non ha messo sul tavolo la questione dei licenziamenti, ma la questione del decreto semplificazione della cabina di regia. Mi pare che invece lui stia decidendo e
stia decidendo molto. Oggi c'è anche la notizia delle nomine in due società che sono, diciamo, strategiche anche per il piano europeo. Parlo della Cassa Depositi e Prestiti e di Ferrovie, che avrà quasi 30 miliardi da gestire. Ha fatto la mediazione sul decreto semplificazioni, sulla norma ha eliminato la norma al massimo ribasso, si sta trattando appalti, sulla, no?, questione del subappalto, che ricordiamo è una questione, insomma, che ha posto la Corte di Giustizia europea, che ha ritenuto, diciamo, e ha messo in mora l'Italia su questo aspetto. Per quanto riguarda i licenziamenti, continua un po' il discorso che stava facendo Beppe Severgnini, nel senso che l'Italia è stato l'unico paese ad aver avuto un blocco generalizzato dei licenziamenti, cioè non c'è stato in nessun'altra parte non generalizzato e in questo modo di questa durata. Quindi, diciamo, il tema è un po' quello di un ritorno alla normalità, alla luce anche di una serie di cose. La prima è che comunque c'è un forte incentivo a non licenziare, perché c'è la possibilità di ricorso alla cassa integrazione senza oneri aggiuntivi. Esatto. L'altra questione è la questione di oggi. L'Istat oggi ha detto che l'indice di fiducia delle imprese e dei consumatori è tornato ai livelli pre-Covid. Ci sono segnali di ripresa della domanda interna. Riparte l'export dei paesi verso i paesi extra europei e ci sono 9 milioni di prenotazioni per quanto riguarda il turismo. Quindi c'è una realtà che si mette in movimento ed è giusto anche, credo, allineare queste cose. Il tema non è rinviare il blocco dei licenziamenti, che poi è il rinvio dal 1 di luglio al 28 di agosto. Il tema è come si accolgono diciamo, situazioni di disagio di lavoratori licenziati. Quindi qui c'è il grande tema del mercato del lavoro e delle riforme su cui sta lavorando Orlando. Sta lavorando Orlando, ma diciamo in generale il governo Draghi, come ha ricordato oggi Palazzo Chigi in serata, deve riuscire a spendere entro il 2026 i soldi del Recovery Plan e, come ricorda la Presidenza del Consiglio, per riuscire in questa impresa l'Italia deve cambiare, e deve cambiare anche molto e anche molto in fretta. Quindi questo ci riporta, Andrea Scanzi, al cosiddetto metodo Draghi, che è un decisionista ma poi è anche un grande mediatore. Ora, il tuo giornale non risparmia certamente critiche a Draghi sulla giustizia, sui rapporti troppo stretti con la Confindustria. Oggi scrivete che Draghi sulle nomine ha preso a schiaffi i 5 Stelle, ma lo state giudicando forse con una lente politica che Draghi in realtà non sta applicando? Ma intanto il fatto che Draghi abbia preso a schiaffi il Movimento 5 Stelle è un aggravante per i 5 Stelle per quanto riguarda le nomine. Ma perché avrebbe preso a schiaffi i 5 Stelle? Perché ha fatto delle nomine slegate dai partiti politici? Semplicemente perché in ottica 5 Stelle non ci sono più due nomine fondamentali per i 5 Stelle per quanto riguarda Cassa Depositi Prestiti e Ferrovie dello Stato, che erano state due grandi vittorie, poi non so quanto positive per il Paese, da parte del Conte 1. E adesso chi c'è lì? C'è gente che non c'entra niente con il Movimento 5 Stelle, magari è un miglioramento, intendiamoci, per il Paese, ma è la conferma che i 5 Stelle non stanno toccando palla. Quindi in questa parte della tua domanda la critica era rivolta ai 5 Stelle, non a Draghi. Poi sul metodo Draghi può anche darsi che sia efficace. Draghi è un decisionista, secondo me è più decisionista che mediatore, perché per ora alla maggioranza lascia le briciole in ottica politica, decide lui con i suoi ministri tecnici, può essere un pregio o un difetto, lo deciderà la storia. Francamente però negare la natura di destra tecnocratica liberista di questo governo mi sembra un azzardo dialettico. Io non voglio arrivare ad asserire, come ha fatto per esempio Giorgio Cremaschi, di Potere al Popolo, che sicuramente è iperschierato, che questo è uno dei governi più di destra nella storia repubblicana. Però accidenti. La giustizia, quello che sta partorendo la commissione Lattanzi, cos'è? Sono delle decisioni in termini soprattutto di processi penali che sono più vicine al centrodestra, al centrosinistra e ai 5 Stelle, al centrodestra. Il blocco dei licenziamenti che non c'è più, che
che peraltro era stato promosso, in qualche modo auspicato dallo stesso Orlando in conferenza stampa, che poi non c'è più sostanzialmente perché non è gradito a Confindustria. È una decisione lecita sicuramente, ma politicamente di destra o di sinistra? Essere arrivati addirittura a parlare degli appalti a massimo ribasso, poi per fortuna non se ne parla più, ma parlare anche soltanto di questo significa di fatto avere un'idea del lavoratore, dei lavoratori, che è bassissima, perché significa non tutelarli minimamente. Quindi si può anche dire che siamo tutti contenti, che Draghi è bello, che Draghi ci porterà il sol dell'avvenire, ma negare che sia a oggi un governo profondamente spostato verso una destra non fascista, per carità, una destra, insisto, tecnocratica, liberista, mi sembra un dato di fatto. Non a caso, vedendo la televisione, mi sembra che uno dei più entusiasti sia, per fare un nome, Briatore. Ecco, diciamo, se Briatore è particolarmente entusiasta, diciamo che vuol dire che questo governo ha un'impronta imprenditoriale che a me piace un po' meno. Ecco. Sì, spero di essere stato chiaro. Direi di sì. Dottoressa Zan, senta, la interpello come imprenditrice, come italiana che ha a cuore le sorti della ripartenza del nostro paese. Questa sera, a proposito di imprenditore, il presidente di Confindustria Bonomi ha detto che con tutti questi soldi del PNRR o insomma del Recovery Plan l'Italia sarà costretta a fare delle scelte rapide e precise. Se saranno le scelte giuste, sicuramente il paese ripartirà. Lo pensa anche lei? E da un punto di vista di un imprenditore, tutta questa diatriba sui licenziamenti, lei cosa pensa? E pensa che quando ci sarà la libertà di nuovo di licenziare, lei licenzierà? Allora, io mi trovo in una situazione veramente fortunata perché ovviamente il settore agroalimentare è in forte crescita, siamo in una realtà dove comunque stiamo crescendo ogni mese a doppie cifre e di conseguenza non abbiamo necessità di licenziare, ma anzi di assumere ogni mese persone in più. Dobbiamo vederla comunque da un punto di vista un pochino più dall'alto, più complessivo. Oggi ci sono realtà che a causa, diciamo, del blocco dei licenziamenti forse tra un paio di mesi non esisteranno più. Ci sono realtà che oggi avrebbero necessità di licenziare un piccolo gruppo di persone per tutelare un gruppo più grande e che saranno le aziende stesse che, riuscendo a salvarsi, riuscendo oggi a sopravvivere, potranno creare opportunità in futuro e al nuovo lavoro. Di conseguenza dobbiamo oggi cercare di capire che stiamo semplicemente posticipando un problema che andrà a danneggiare realtà e a non salvare realtà che in futuro potrebbero creare opportunità maggiori. Beppe Severnini, vedo tu Lina Palmini, sì, molto, ma sì, ma, molto perché d'accordo. Ma perché la realtà va raccontata nella sua complessità, cioè non c'è il bianco e il nero, c'è una distinzione da fare settore per settore, c'è da considerare anche che come si è tornati a una graduale normalità per quanto riguarda le riaperture, la campagna vaccinazione eccetera, anche la realtà economica è una realtà in evoluzione, poi vedremo se le previsioni dell'Istat o quelle che fa il ministro Franco, che dice che ci sarà una crescita addirittura superiore al 4-5%, saranno centrate o meno, ma comunque ci si deve porre il problema di non cristallizzare una situazione che era stata decisa quando c'era un lockdown generalizzato. Quindi e non totale. Siamo davanti a una destra liberista e tecnocratica, come dice Scanzi. Onestamente ho ascoltato Andrea Scanzi, però non condivido quello che ha detto, ma per il semplice fatto, non perché lo dico io, ma perché oggi sul decreto semplificazioni ho visto che Letta ha rivendicato i suoi risultati, che il sindacato sta lì e sta ancora trattando sulla questione del subappalto. Quindi io non vedo una chiusura da destra tecnocratica, io oggi vedo che c'è un negoziato sul fronte del decreto semplificazioni che è cruciale, perché come hai ricordato tu il piano europeo ha 5 anni per essere attuato, certo. E per aprire un cantiere a seconda, diciamo, dell'entità poi dell'appalto ci vogliono 8 anni, cioè con 8 anni andiamo fuori tempo, quindi Beppe Severnini e poi di nuovo Andrea Scanzi, perché certo le lentezze della burocrazia italiana, ne abbiamo parlato tantissime volte anche qui a 8:30, sono note e procurano molte sofferenze e soprattutto frenano moltissimo il cosiddetto libero mercato e non solo. Severnini.
È vero, tra l'altro parlando di appalti, dico una cosa semplice, la capiamo tutti, una cosa che del massimo ribasso che colpisce è che aziende, imprese che non sono in grado di fare certi lavori li prendono con offerte ridicole, poi falliscono e poi cominciano le cause e questo blocca moltissimo in Italia. So che ecco, sono state cancellate però, Beppe, scusami, sono state cancellate le gare al massimo ribasso e questo diciamo è... anche una vittoria lo so, nella sinistra e dei sindacati. In passato questo sì, questo è vero, e in passato è stato così, però rimane il fatto che le diatribe, le discussioni e le giudiziarie in seguito al fallimento o comunque a un lavoro pubblico sono cose che portano, che allungano i tempi moltissimo e spiegano anche alcune delle questioni italiane. Una cosina per Andrea. Però non possiamo, dai Andrea, dire, siccome piace a Briatore un governo di destra iperliberista, io trovo che Draghi stia facendo il possibile e non lo so, mi sembra un po'... Briatore non è il metro, per fortuna, del giudizio italiano sulla politica del governo. Andrea Scanzi? Se Bernini è troppo intelligente per ridurre tutto quello che ho detto alla battuta finale, ho fatto la battuta finale per capire che se un governo piace a una persona che ha la forma mentis di Briatore, difficilmente un governo marxista, neanche vagamente di sinistra, che è lecito e nessuno discute la bravura di Draghi. Spero di avere spiegato perché l'ho definito di destra tecnocratica. Dopodiché, per rispondere a Lina Palmerini, ci sono due cose che vorrei sottolineare. La prima, l'approccio liberista di Draghi, che è lecito, si è capito anche nella gestione pandemica, cioè laddove il precedente governo aveva sempre nel dubbio più attenzione all'ambito sanitario che non all'ambito economico, anche l'azzardo, che poi è andato bene, intendiamoci, quindi ha vinto politicamente, ma l'azzardo di riaprire non tutto, ma molto il 26 aprile, è un azzardo figlio di una forma mentis che vuol dire... Nel dubbio io cerco di avvantaggiare e favorire il mondo economico, che è legittimo, ma è figlio di un'impostazione politica economica chiara, che secondo me è innegabile. Poi la storia di Draghi, ragazzi, non stiamo parlando né di Togliatti né di Bordiga, è legittimo. L'altra cosa, perdonatemi, quando io sento parlare dell'aspetto burocratico, le lentezze, siamo tutti d'accordo, ma non è che tu la lentezza negli appalti la risolvi limitando o abbassando il tasso dei controlli, perché questo è un disastro, cioè quello che non vorrei che passasse è il messaggio per cui, ok, bisogna ripartire, poveri imprenditori non possono rispettare le leggi ambientali, non possono rispettare le leggi antimafia, non possono rispettare le tutele dei lavoratori, quindi abbassiamo tutto e partiamo a sprombattuto. È pericoloso, l'abbiamo visto quello che è successo sabato e domenica nella funivia, l'abbiamo visto qual è il rischio, quindi in Italia fare questi discorsi per cui c'è troppa burocrazia, velocizziamo. Eh no, perché è un liberi tutti in un paese che purtroppo è devastato dall'incuria e anche da una sorta di propensione alla corruzione. Quindi questo rischio io un po' l'ho aperto. Quando sento certe frasi, diciamo che un po' di paura ce l'ho. Voglio sapere Lina se c'è questo rischio e poi anche dalla nostra imprenditrice. No, sempre. Volevo dire, lui ha parlato, Andrea ha parlato dell'azzardo di Draghi nelle riaperture. Un azzardo, diciamo, non lo definirei azzardo, visto che la campagna di vaccinazione stava andando avanti. E tra l'altro non era una scelta. Le ragioni economiche non vuol dire le ragioni dell'impresa, vuol dire anche le ragioni dei lavoratori, scusami. Non è che ci sono soltanto le imprese, ci sono, come dicevamo, anche i posti di lavoro. Quindi insomma non c'è soltanto la tutela del cattivo imprenditore, è anche la tutela del buon lavoratore. Quindi già mettiamo un po' più in equilibrio queste cose. Poi per quanto riguarda la questione degli appalti, tu dicevi scavalcare le regole, ma non c'è questo. C'è un allineamento alla normativa europea che prescrive di fare attenzione alla qualità ambientale, alla qualità della sicurezza del lavoro, tant'è che adesso si sta discutendo del subappalto al 40%, che è una norma contestata dalla Corte di Giustizia europea, e la mediazione che si potrebbe trovare oggi o non so quando è di dare alle stazioni appaltanti il controllo sulla sicurezza del lavoro, sulle infiltrazioni mafiose, sui controlli ai cantieri. Quindi non c'è questo libera tutti che vedi tu, c'è un'esigenza di velocizzare. Il codice degli appalti è del 2016, 5 anni
fa. Sì, l'ha fatto Renzi, 5 anni fa, in 5 anni sono state fatte 547 modifiche e il codice degli appalti è attuato per metà, perché la metà dei provvedimenti attuativi mancano. Quindi quando il PD dice... È un codice pessimo. Ecco, quando il PT dice non tocchiamo il codice degli appalti, è un codice degli appalti che è attuato per metà. Quando Salvini dice togliamo il codice degli appalti e prendiamo la normativa europea, dice un'altra cosa che non sta né in cielo né in terra, perché la normativa europea lascia dei vuoti legislativi e blocca di nuovo i cantieri. Io non so se sia di sinistra o di destra velocizzare i cantieri nel rispetto delle regole. Sta di fatto che noi abbiamo tempo fino al 2026 e la durata media di apertura di un cantiere è tra i 5 e gli 8 anni, quindi andremo fuori tempo, quindi perdendo un'occasione veramente di lavoro, storica di in questo di caso. Dottoressa Zhang, lei vede questo rischio, cioè velocizzare la nostra burocrazia significa un liberi tutti, e per un imprenditore e imprenditrice come lei, il governo Draghi è una garanzia? Allora, diciamo il fatto che oggi la burocrazia è un po' quello per cui siamo conosciuti fuori, dall'estero, e il tema oggi è che per un imprenditore, per le imprese italiane, abbiamo bisogno di stabilità e soprattutto di riconoscimento, di diciamo concretezza. Oggi il governo Draghi, parliamo di un politico che è riconosciuto a livello internazionale, un politico che è riuscito oggi a dimostrare, diciamo, un governo, portare un governo di nuovo alla stabilità. E questo è fondamentale, soprattutto tutte le imprese quando vanno fuori all'estero, tutte le volte in cui lavoriamo con un paese europeo come può essere la Germania, la Francia, la Spagna. Il fatto di avere alle spalle un paese che viene riconosciuto un paese stabile, un paese soprattutto che viene riconosciuto anche per la sua credibilità è fondamentale. E oggi noi siamo immagine e somiglianza della nostro paese, della nostra politica, e di conseguenza è veramente importante per riuscire a costruire anche un'economia futura e delle collaborazioni future con altre aziende, avere questa credibilità e stabilità. E questa la garantisce Draghi? È qualcosa che oggi è uno dei leader che riesce a garantire, come altri politici storici sono riusciti a fare. La cosa fondamentale è non dover cambiare un politico ogni anno o anche meno di un anno. Beppe Severnini, che è un altro problema storico dell'Italia, i governi brevi, troppo brevi. Volevo chiederti una cosa a proposito dei 5 Stelle, del centrodestra. Insomma, perché quando prima Scanzi criticava il governo dicendo che era di destra, tecnocrate, liberista, cioè, intanto bisogna ricordare che però lo hanno votato sia il Movimento 5 Stelle che certo. PD. Oggi i 5 Stelle, che sono in un marasma da mesi e mesi e mesi senza leadership, però sono riusciti a trovare un accordo con il PD per il candidato sindaco di Napoli, che è Gaetano Manfredi, che è il primo accordo che trovano per le elezioni locali dell'autunno. Sono messi un po' meglio loro, centrosinistra più 5 Stelle del centrodestra, che invece di candidati non ne trova da nessuna parte, convoca i tavoli per deciderli, poi dopo deve annullare tutto perché litigano? Beh, credo di sì, ma non è una novità. Cioè, quante volte abbiamo detto anche qui che il PD, se aveva una forza, se ha una forza, sono i sindaci. In Lombardia le città più importanti sono in mano ai sindaci, alcuni stanno facendo anche un buon lavoro a detta di tutti, da Brescia, Milano, Cremona, la mia Crema e tanti. Allora, e vale un po' per tutta Italia, che poi non riescono a sfruttarlo il PD, questa è una domanda che vorrei fare al PD. Come fate ad aver cresciuto come una squadra che non vivaio fa crescere i giocatori e poi non li fa mai giocare in prima squadra? Ma questa è un'altra faccenda.
Il centrodestra ha un problema, perché a Milano Albertini è una persona degnissima, però cioè, era ridicolo questa cosa che loro correvano dietro questo signore che voleva riposare, stare con sua moglie, convince. È possibile che in una regione come la Lombardia e in una città come Milano non ci sia un candidato di centrodestra forte? I nomi che ho sentito fare a Roma su Via, Gasparri vorrei farlo pure lui, e poi c'è il conduttore radiofonico, è tutto abbastanza surreale, però dimostra, e era nella tua domanda, Lilli, che il centrodestra ha un grosso, grosso problema di personale dirigente. Politico. Ai leader, certo. Salvini, Giorgetti, la Meloni, Tajani, la Mara Carfagna che era qua con noi qualche giorno fa. Questo livello ce l'ha, ma poi non ha... Non, infatti deve... Poi ecco. Vediamo a Roma come finisce, perché io ho detto il centro-sinistra... Alla prova di Roma, che mi spiace, ma che a Virginia Raggi seriamente voglia ancora fare il sindaco di Roma e dica ho fatto bene, andiamo, io sono stato a Roma, ho fatto le foto in un giardino pubblico dei tanti in centro a Monteverde e mi piangeva il cuore, qualunque in via dei 420 se vi interessa, chiunque ha un giardino così in posso centro garantire una città, che basta girare per Roma in Europa festeggia, è conciato in una maniera vergognosa. Basta girare per Roma in questi giorni sul fronte dell'immondizia, stendiamo ancora una volta un velo pietoso. Scanzi, quindi il problema del centrodestra è che manca una classe dirigente, perché non riescono a trovarla e quanto incide questa rivalità crescente tra Giorgia Meloni e Salvini? La classe dirigente è molto bassa, soprattutto per quanto riguarda Fratelli d'Italia. La Lega ha qualche esponente, soprattutto al nord, qualche amministratore valido. La Meloni ha un grandissimo problema di classe dirigente, non è l'unico che ha, però dietro alla Meloni c'è veramente poco, lo si capisce anche quando decide chi mandare in televisione ed è costretta a mandare sempre quelle 3-4 facce arcinote, La Russa, Santanchè, con tutto rispetto per entrambi. Però quando poi si va a votare, l'elettorato di centrodestra sceglie sì la faccia, ma sceglie soprattutto il simbolo. Quindi secondo me le sue chance ce l'ha sempre il centrodestra, anche perché alla fine fa squadra. Può litigare quanto si vuole, ma alla fine fa squadra. Il problema Salvini-Meloni c'è, ma è un problema anche lì aritmeticamente irrilevante, perché tanto è un po' la regola dei vasi comunicanti. Quello che perde Salvini lo prende la Meloni. Quindi comunque il centrodestra resta forte. Ciò significa che Salvini sta rosicando e la Meloni in questa fase storica assurga quasi alla nuova Thatcher, fa ridere, perché bisognerebbe anche ritornare tutti a ricondurre tutta la normalità. Cioè la Meloni è un po' meglio di Salvini, dopodiché la Meloni resta secondo me la Meloni. Dall'altra parte il problema del centro-sinistra e del Movimento 5 Stelle secondo me è la loro irrilevanza politica. Cioè io vorrei sapere soprattutto i 5 Stelle cosa hanno fatto da quando c'è il governo Draghi. Hanno festeggiato per il Ministero della Transizione Ecologica e Cingolani ogni giorno che passa. Sì, che non è così. Sì, infatti, diciamo, appunto, torneremo al prossimo giro, perché voglio chiedere alla dottoressa Zhang, a proposito della Cina, dei pregiudizi anti-cinesi, a parte che il presidente americano Biden ha chiesto ieri un report speciale per capire se è nato in laboratorio il coronavirus. Lei pensa che ci sia un pregiudizio anti-cinese? Lo ha sentito? Lo sente? Aspetti che non c'è l'audio, come mai non abbiamo l'audio? Allora, Beppe Severnini, a proposito di cinesi, in attesa di ripristinare l'audio, tu hai appena pubblicato Internos con Solferino, e te lo chiedo perché siccome l'Inter è la tua squadra del cuore e l'Inter è di proprietà cinese, come si sta comportando questa proprietà? Beh, grazie di averlo ricordato, sono felicissimo, ho esordito da te, il libro è diventato un best seller, l'Inter non delude mai da questo punto di vista, ne inventiamo sempre una. E, tra l'altro la proprietà cinese ha il cognome della nostra brava imprenditrice, che fa bene a farsi chiamare all'italiana Zhang, ma credo che sia Zhang, perché lo conosco, me l'ha detto Zhang, uno dei grandi 10 cognomi cinesi. Allora, diciamo che intanto che è la prima volta che una proprietà straniera in Italia di calcio vince, non partecipa ma vince,
comunque credo, anzi so, che hanno avuto grandi difficoltà la casa madre in Cina, che hanno ceduto la loro squadra cinese, hanno dovuto di fatto ipotecare la squadra, quindi è un momento drammatico per il calcio, che non c'è solo l'Inter, fanno fatica a capire che il mondo è cambiato e che quindi pensavano di andare avanti come prima tutti quanti. Sai, Lilli, ti informo, non so quanto tu segui queste cose, la nostra ultima, perché l'Inter è una poesia, la Juve è un foglio Excel, e quindi nella nostra poesia futurista è scappato l'allenatore Conte, che ci ha fatto vincere. Confesso che lo credevo più coraggioso. So che Scanzi vorrebbe intervenire, ma non può. Dottoressa Zangwi, dica solo se c'è un pregiudizio anticinese, se è una cosa che lei ha avvertito, avverte. Rapidissima. Sì, c'è assolutamente un pregiudizio che ho vissuto anch'io in prima pelle. La causa di questa pandemia, di questo virus, è qualcosa che oggi stesso non sappiamo ancora, nonostante ci siano articoli ogni giorno che dicono cose diverse. Lasciamo oggi agli esperti capire veramente la causa di questo pregiudizio, ma ricordiamoci che la pandemia è qualcosa di naturale che c'è sempre stato nella storia. E ricordiamoci soprattutto che il virus passerà, ma il virus del pregiudizio invece rimarrà. Eh sì, ha molta ragione. Vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché a proposito di virus, il nostro piano vaccinale ha un buco nero che potrebbe essere molto pericoloso. Guardate. Centinaia di migliaia di stranieri che vivono in Italia non possono vaccinarsi perché le piattaforme regionali che raccolgono le prenotazioni non sono attrezzate per consentire l'accesso se manca il codice fiscale e il numero di tessera sanitaria. Ad eccezione dell'Emilia-Romagna, nessuna regione prevede una voce per il tesserino STP, che vuol dire stranieri temporaneamente presenti, rilasciato a oltre 700.000 immigrati provenienti dai paesi extraeuropei. Non possono vaccinarsi neppure gli immigrati che possiedono un tesserino ENI, che vuol dire europeo non iscritto, ed è riservato ai cittadini comunitari indigenti. Il direttore sanitario dell'Istituto Nazionale Salute, Migrazioni e Povertà, che ha lanciato l'allarme, ricorda che se si crea una bolla di persone non raggiungibili dalla campagna vaccinale, questo rappresenta un problema per la salute di tutti. Le evidenze scientifiche indicano che non c'è differenza nella circolazione del virus tra gli italiani e gli stranieri presenti in Italia. Tra gli immigrati giunti con gli ultimi sbarchi, il tasso di positività al Covid-19 è anzi inferiore a quello della popolazione italiana, un fenomeno in linea con l'andamento dell'epidemia in Africa. L'esclusione degli ultimi dai percorsi di cura è la questione di cui si sta occupando in questi giorni anche l'Assemblea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'OMS ribadisce che non può esserci un reale contenimento della pandemia fino a quando il vaccino non avrà una copertura globale. Eppure, nei 29 paesi più poveri, dove vive il 9% della popolazione mondiale, è arrivato finora solo lo 0,3% dei vaccini disponibili. Siamo in chiusura, grazie Lina Palmerini, grazie Giada Zhang, in bocca al lupo per il suo lavoro, grazie Beppe Severnini, grazie Andrea Scanzi, grazie spettatrici e spettatori, linea Corrado Formiglia, su Piazza Pulita, restate con noi, buona grande puntata anche stasera e noi ci vediamo come sempre domani, arrivederci.